Salve ragazzi, allora oggi vi faccio vedere come fare la marmellata di arance. Allora, distinguiamo subito una cosa tra marmellata e confettura. La marmellata è un composto solo ed espressamente di agrumi. Con o senza buccia, ecco, sia ben chiaro che dopo ovviamente assume uno stato di un processo di gelificazione, ecco. E la confettura invece è tutta un altro discorso con altri frutti o anche addirittura volendo verdure, ok? Ecco, quindi oggi vediamo di fare la marmellata di arance con anche la scorza. E quindi mi avvarrò di un chilo di arance, poi mezzo chilo di zucchero che ho già messo nella pentola, e per velocizzare ho preso della frutta pack il rapporto 2-1, cioè praticamente su un chilo di frutta praticamente mettiamo mezzo chilo di zucchero, ok? Adesso la prima fase sarebbe quella di sbucciare la frutta, e dopodiché la metto nel trita tutto. Così facendo, ovviamente viene sminuzzata fina fina la scorza. Successivamente metterò la polpa, ok? Allora adesso ci sentiamo fra poco. Intanto io vedo di sbucciare e di tritare tutto quanto. A tra poco. Ok ragazzi, allora adesso io ho già tritato, come si vede, la buccia e l'ho già messa nella pentola insieme allo zucchero. Adesso ho tritato sempre nello stesso tritatutto la polpa e la vado a versare. Ecco, sempre nella pentola, ok? Ecco. Adesso aggiungo la bustina di frutta pack. Che andrà a velocizzare ovviamente il processo di gelificazione. Vale a dire che una volta portato, quando comincia a bollire, circa 5 minuti e dopo è pronta, si può invasare direttamente, ok? Quindi adesso vado a far bollire tutto quanto e ci rivediamo tra poco, ok? Eccoci di nuovo. Allora, ho fatto bollire la polpa con coso, e come vedete, ecco, questo è il risultato praticamente. Adesso non facciamo altro che invasare. Pensavo che questo fosse, vabbè, possiamo fare lo stesso. Ecco, teoricamente dovrebbero venire sui 6-7 vasetti circa, dovrebbero venire. Adesso, dopo aver fatto questa operazione qua, dopo aver fatto, dicevo, questa operazione qua, niente, come nel caso dello yogurt che vi ho mostrato su un altro video, non faccio altro che chiudere e mettere in frigo. Ecco, quindi
Allora, ecco, prendiamo di nuovo il colino, ecco. E niente, sono venuti, ecco, evidentemente è un po' che sono stato proprio giusto su un chilo sono stato, e quindi sono venuti quattro vasetti sono venuti, ecco. Ecco ragazzi, allora adesso niente, ci lasciamo e io vedo di chiudere i vasetti e ci rivediamo domani, così vi faccio vedere, come nel caso che vi ho fatto vedere per lo yogurt, come è venuta bella gelificata, bella solida, ok? Ciao! Ok ragazzi, allora è passato un giorno da quando abbiamo fatto la marmellata, questi sono i quattro barattoli che sono venuti, ecco, sì, io ho fatto, ieri avevo detto che venivano 6-7, però se ovviamente se mettete un chilo esatto dovete fare un attimo i conti anche con la quantità di cose. Questi sono barattoli che ovviamente hanno una quantità circa, sono quelli proprio da marmellata e sono da circa 400 grammi, quindi si fa presto. 4x4 fa 16, abbiamo un chilo di frutta, 500 di zucchero, e quindi siamo già a 1,5 kg più o meno, e si riempiono 4. Ovviamente se voi ne mettete di più di frutta è ovvio che magari ne mettete, che ne so, un chilo, oppure mettete dei vasetti più piccoli, ecco che allora ne vengono di più, insomma. Comunque, a parte questi dettagli, vediamo di aprirne uno, vediamo se riesco, è un po', allora, perché sempre per un discorso l'effetto del freddo, ovviamente, facendo questo proprio talmente sottovuoto che vediamo se riesco. Oh, ecco, questo si è aperto, avete sentito chiaramente il clac che determina il fatto che è sottovuoto. Ecco, questa è, come vedete, è bella gelatinosa e niente, è favolosa. Ieri peccato che non potevate sentire il profumo, perché ovviamente non solo dalla polpa, ma nel bollire insieme alla polpa e allo zucchero anche le bucce dell'arancia, ovviamente tutti gli oli essenziali che c'erano, ci sono ancora, perché però buona parte si sono sprigionati, sono andati via, si è sprigionato un profumo di arancia che non vi dico. Comunque niente, questo è tutto, quindi riepilogando: 1 chilo di arance, 0,5 chilo di zucchero, una bustina di frutta pack, 5 minuti si bolle tutto quanto, ovviamente la buccia, se la volete, liberissimi, non è che sia obbligatorio, se la volete potete tritarla, se no potete anche fare a meno, tritate solamente la polpa e nessun problema, e avete solamente la marmellata di arance con la sola polpa, insomma, ecco. Questo va prettamente
a gusti, insomma, ecco, soggettivo. Ok? Niente, alla prossima, saluto, ciao.